Sono contento come lo sono tutti i miei compagni. Sicuramente anche dopo la partita di Latina eravamo più consapevoli nei nostri mezzi e anche con l'arrivo di Novellino ci ha dato le sicurezze che magari non avevamo prima. Poi c'è stata la sosta, ci siamo riposati e poi abbiamo lavorato benissimo in questa settimana e insomma, ci siamo preparati al meglio per questa partita difficile. Sì, no, quello non mi spaventa, insomma, sono abituato, l'ho sempre avuta, anzi se viene a darci una mano è sempre meglio. Oggi mi sentivo bene in particolare fisicamente, le gambe giravano e insomma, ci sono anche periodi durante una stagione dove sto meglio e sto peggio. Oggi invece stavo molto bene e con magari Verde dietro, insomma, che mi lancia in profondità. A me piace attaccare la profondità, quindi insomma, sono stato bravo io ma anche i miei compagni a vedermi. L'importante è dare continuità a una prestazione come questa di Brescia che arriva dopo quelle di Latina e i risultati positivi di fine anno. Sì, no, sicuramente adesso non è che abbiamo fatto una vittoria e finito tutto lì. La Serie B è lunga, quindi bisogna avere continuità, che questo è l'importante. Giochiamo sempre contro Brescia, allora, tutti i sabati. No, no, è vero, anche l'anno scorso qua feci doppietta col Perugia, poi anche in casa a Perugia avevo fatto gol sul rigore. Mi porta bene, dai. No, però adesso insomma, voglio pensare subito anche alle altre squadre. Come tanti la pensano ancora alle vecchie maniere di una volta, duro lavoro, sacrificio, in settimana non si sgara niente, Però paga questa può, cosa. direi di sì, no? Quindi insomma, siamo tutti sulla sua scia e vogliamo andare avanti così perché insomma, i risultati credo che piano piano arrivano. Una doppietta, una dedica particolare per qualcuno oggi. Ma sicuramente a tutti i miei compagni e tutto lo staff Avellino perché credo che anche nei momenti bui a noi attaccanti, anche se insomma, noi veniamo giudicati sempre per i gol, quindi nel momento di appannamento ci stanno sempre vicino. Poi anche il direttore De Vito che è sempre il primo a incitarmi, e, insomma, mi vuole bene, quindi anche a lui.